Posticipare la data della ripresa delle attività scolastiche a dopo le elezioni è la richiesta contenuta in una missiva che il sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto, in qualità di presidente del Lanci Abruzzo, ha inviato all'assessore regionale all'istruzione Piero Fioretti. Da calendario, la ripresa dell'attività didattica è fissata per il 14 settembre, con istituzioni, dirigenti scolastici e famiglie, ognuno per la propria parte, impegnati affinché il ritorno degli studenti tra i banchi avvenga nelle condizioni di massima sicurezza per evitare la diffusione del contagio da Covid-19. Sì, ho sentito i colleghi, insomma, della regione. Stiamo lavorando come sindaci in prima linea per poter garantire la riapertura il 14 settembre in presenza, in sicurezza. Ovviamente siamo pronti. È chiaro che la riflessione sull'opportunità di riaprire il 14 per poi chiudere dopo 3 giorni e procedere ad nuovi interventi sulle scuole, nuova sanificazione, credo che una riflessione vada fatta insomma, insieme all'assessore Fioretti, perché riteniamo che anche alla luce del tempo e del momento che stiamo vivendo, per la sicurezza dei nostri ragazzi, dei nostri figli, per l'opportuno utilizzo delle risorse e del tempo, che purtroppo è poco, una riflessione in questo senso va fatta, così come hanno fatto altre regioni, penso la Puglia e anche altre che stanno riflettendo, non so, probabilmente sarà anche un tema di governo sull'opportunità. Ecco, dopo tanto tempo e con tanta fatica, tanto impiego di risorse umane e finanziarie, con il rischio anche di un accesso indiscriminato all'interno delle strutture scolastiche per via delle lezioni, sull'opportunità di riaprire 3 giorni per poi richiudere. È una valutazione che va fatta ora. Noi siamo pronti, come sindaci siamo pronti, sempre in prima linea, non ci tiriamo indietro, attendiamo garanzie anche dagli altri enti pubblici, dalle altre istituzioni, però sono convinto e ne siamo convinti tutti come sindaci del territorio abruzzese che una riflessione vada fatta in primo luogo a tutela dei nostri figli.